Il Consiglio regionale ha celebrato uno dei poeti piemontesi più illustri, Guido Gozzano, a 100 anni dalla morte. Si è aperto il 27 ottobre a Palazzo Lascaris il convegno internazionale dal titolo «L'immagine di me voglio che sia», proseguito il giorno successivo nell'Aula Magna del Rettorato e alla Cavallerizza Reale. Organizzato dal Centro Studi Guido Gozzano Cesare Pavese con altre realtà culturali torinesi, ha raccontato la sua attività di poeta, scrittore di viaggio, autore di novelle, di prose torinesi e di fiabe, di saggi sulla fotografia e di una sceneggiatura cinematografica. Il convegno vuole da un lato, si propone due obiettivi. Da un lato vuole fare il punto degli studi dedicati a lui come poeta e come scrittore di prose, di fiabe, di prose torinesi, di soggetti cinematografici, di saggi, eccetera, quindi un po' a tutto tondo. E soprattutto vuole restituirgli, al di là di quelle che ancora oggi sono a volte delle interpretazioni di un poeta un po' provinciale, vuole restituirgli una dimensione internazionale. Cosa che è già accaduta all'estero. Il 1 ottobre a New York è stato inaugurato un grosso convegno di italianisti proprio dedicato a lui. E poi vuole lanciare una serie di iniziative che andranno oltre il centenario, quindi edizioni per esempio dell'epistolario, edizioni anastatiche di alcuni suoi manoscritti, eccetera. Il vero ruolo di Guido Gozzano da letterato ritenuto provinciale a nazionale. Ah, dice benissimo, sì. Perché ha avuto questa sua rapida storia Gozzano, nasce volendo essere diciamo un poeta della borghesia, della media borghesia di una grande città come Torino, ma entra nel pubblico, come aveva detto Montale ormai 70-60 anni fa, entra nel pubblico subito e diventa, lei ha detto benissimo, aggiungerei un classico o anche se volete un piccolo classico nazionale.